Carissimi amici e amiche, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a Tenera Amata, che sta nella sua ultima parte, momento in cui, con l'aiuto di un testo sempre di Don Pablo Martino, lo ripeto perché ripetita iuvant, stiamo cercando di ritornare su alcuni concetti approfonditi e affrontati durante la lettura del testo e a suo tempo meditati. Adesso è una sorta di rielaborazione sistematica di alcune informazioni che ci vengono da questo testo. Passiamo al paragrafo attuale che si intitola Vivere per sempre, rivivere coscientemente e gloriosamente la propria vita oppure reincarnarsi? Comincio subito la lettura onde non perderci in troppe chiacchiere. Sono due ipotesi totalmente diverse, incompatibili, ma mentre la prima, oggetto di queste riflessioni, si presenta in completa sintonia con la rivelazione cristiana, quindi Don Pablo, evidentemente io sono d'accordo con lui, afferma che quanto detto nel testo di Tenera Amata, per quanto non faccia ancora parte evidentemente del Magistero della Chiesa, è però, o meglio, appare però, assolutamente non solo compatibile, ma in completa sintonia con quanto conosciamo dalla Rivelazione, alla quale ovviamente non leva i misteri, che tali restano, mentre l'altra, cioè la reincarnazione, contraddice in modo essenziale la rivelazione stessa. Non mi soffermo qui, evidentemente, ad analizzare questa dottrina e i suoi argomenti, cioè la reincarnazione, che sono tanto pretenziosi quanto inutili. Una cosa è che dopo la morte, nel caso di aver superato bene la prova, attenzione, abbiamo a disposizione integralmente la nostra vita per riviverla in modo nuovo, celeste, glorioso tutte le volte che vorremo, animando coscientemente qualsiasi delle tante nostre fasi corporali già vissute e fissate per sempre, oltre ad un'infinità di nuovi atti di vita celeste che Dio ci presenterà e suggerirà per i secoli dei secoli da vivere con qualsiasi dei tanti corpi, fasi corporali del nostro unico corpo. Ben diverso sarebbe l'annientamento totale della nostra vita, man mano che il nostro presente va passando dietro la nostra coscienza e diventa per noi passato. Se così fosse, perderemmo allora il corpo in tutte le sue fasi corporali, perirebbero allora tutte le persone e le cose che hanno un rapporto con noi nei vari spazi-tempi, e annientandosi totalmente l'esistenza vissuta, che è vita di prova, non dimentichiamolo, si dovrebbe in questo caso vivere un imprecisato numero, forse senza fine, di altre vite e in altri corpi. È appunto ciò che si conosce come trasmigrazione di anime o reincarnazione. Tra i molti fenomeni che la parapsicologia raccoglie, a prescindere da molti altri che si raccontano senza possibilità di sottoporli a discernimento, sta la precisa sensazione di conoscere già una persona che siamo certi di non aver trovato prima, o un posto dove mai prima siamo stati, oppure la precognizione di fatti futuri e liberi, o la conoscenza precisa di cose del passato anche remoto, o forse conosciuto solo dalla persona che riguardano, eccetera. La sussistenza di tutte le cose e di tutti i momenti per sempre, e il dominio che la nostra anima avrà di tutto il tempo e non soltanto dell'istante presente, dominio al quale in certe occasioni alcuni hanno brevissimo accesso, essendo ancora aviatori, offrono una spiegazione di questi fenomeni e di molti altri. Non c'è bisogno di ricorrere alla teoria della reincarnazione, che oltre a non saper spiegare molti di questi fatti, non lascia posto all'individualità irripetibile della persona umana, all'autentica motivazione religiosa della vita morale, alla risurrezione universale alla fine della storia, alla giusta e definitiva retribuzione che la giustizia di Dio darà ad ogni uomo nell'anima e nel corpo, oltre a rendere privo di senso l'incarnazione del Figlio di Dio e la redenzione. Piccola pausa per fare qualche punto della situazione, anche se mi sembra che i concetti siano abbastanza chiari. Allora,
punto, uno dei concetti fondamentali che ci trasmette il testo di Teneramata è che dopo la morte, abbiamo visto anche nella scuola, la volta scorsa, lo spirito non si disincarna completamente, perché tutte quante le fasi della nostra vita vissuta, attenzione, questo vale per chi ha superato la prova, lì Teneramata parla delle anime sante. Non credo proprio che le anime dannate possano fare la stessa cosa, assolutamente. Assolutamente. Le anime dannate saranno imprigionate nelle mani del diavolo e non hanno nessuna possibilità di vivere quello che Teneramata afferma. Attenzione, attenzione. Presumo, idea mia, che per loro valga il ricordo, peraltro molto molto vivo e molto intenso, della vita vissuta sulla Terra come fonte di disperazione e di rimorso perpetuo. Ma se lo sognano di andare a rivivere le cose belle della vita nell'eternità creata, se lo sognano la notte, se lo sognano, non è proprio possibile. Allora, perché è perfettamente compatibile questo con la rivelazione? Perché l'abbiamo già visto, perché Dio si definisce io sono colui che sono, quindi sono la fonte dell'essere, e una volta che un essere è, non cessa di esistere. Quindi il tempo è una cosa reale, lo ribadiamo ancora una volta, ma le nozioni di passato, presente e futuro sono del tutto soggettive. Ecco perché dopo la morte noi potremo rivivere, animare coscientemente, come Teneramata fa vedere a Riccardo, facendogli addirittura farne l'esperienza, quindi facendolo entrare coscientemente, facendolo attuare coscientemente il suo corpo di bambino, in tutte le non soltanto in tutto quello che c'è stato, ma si potranno porre in essere all'interno di quello che c'è stato anche nuovi atti di vita celeste. E questo lo fa vedere, per esempio, vi ricordate quando lui incontra la sua seconda fiamma d'amore, che era una persona diversa da Teneramata, e lei, senza alcuna evidentemente gelosia, perché in cielo le gelosie non esistono, in cielo ci sono tante forme d'amore, ma nessuno è geloso dell'altro. Voi vi immaginate, no? Cioè, il nostro Signore Gesù Cristo e la Madonna amano e sono amati infinitamente da tutti i beati. Cioè, non è che se io amo nostro Signore Gesù Cristo, se un altro lo ama, sono geloso. O se io ho un grandissimo amore alla Madonna, in paradiso sono geloso che l'abbia qualcun altro. Non esistono queste cose, d'accordo? Non ci sono più. Non sono cose da paradiso, no? Però dice, che c'è? Non ti piace più, vi ricordate? Dice, ma veramente c'ha questi occhi un po' troppo maliziosi. E poi le gambe sono un po' troppo. Sarebbe meglio che fossero un pochino più affusolate. Tac! Fatto, subito. Non ci devono far sorridere queste cose, perché sono cose che nell'aldilà, nell'altra dimensione, sono bazzecole. Perché Dio sta completamente a nostra disposizione. Questo lo scrive già San Tommaso d'Aquino, per esaudire ogni nostro desiderio. Perché non possiamo avere nell'altro mondo desideri che non siano conformi alla sua volontà, che non siano santi, e che lui stesso non vede l'ora di poterceli esaurire. Bene, andiamo avanti. Evidentemente, qui Don Pablo spezza anche, distrugge anche le teorie della reincarnazione, soprattutto perché fanno perdere il concetto fondamentale di individualità della persona, no? Se io potessi reincarnarmi, non sarei più un individuo, non sarei più un unico, non sarei più un'anima irripetibile, quale è ogni persona umana, no? La risurrezione alla fine della storia non avrebbe nessun senso, perché immaginate col corpo di quale reincarnazione dovrei risorgere, no? Ecco, eccetera. Quindi non mi fermo neanche io neanche troppo a parlare di queste sciocchezze, perché appunto si smentiscono da solo dinanzi a qualunque persona, insomma, che voglia usare un minimo di buon senso oltre che di intelligenza.
Paragrafo successivo, il bene e il male degli atti. Che cosa resta per sempre? Abbiamo detto che tutti gli atti di esistenza restano fissati per sempre, così come sono avvenuti sia in bene che in male. Ma attenzione, attenzione, è scritto in neretto. La bellezza o bruttezza di ogni fotogramma, il bene o male di ogni situazione della nostra vita, non sta nella situazione che si vive, ma in come si vive. Sia in conformità o in disaccordo col disegno della volontà divina. Il bene o il male non sta in se a noi fa piacere, se è d'accordo con la nostra volontà, ma se è d'accordo con la volontà di Dio. In altre parole, gli uomini chiamano buone o cattive le cose o le situazioni da un punto di vista enormemente egoista ed incredibilmente miope. Secondo la misura della nostra piccolissima ragione, e della nostra sensibilità, che sono offuscate e disordinate a causa del peccato. Abbiamo urgente bisogno di ricorrere mediante la fede all'insegnamento di Dio per comprendere che cosa sia veramente il bene e il male. Questo è un passaggio fondamentale, uno dei motivi per cui il Signore da tanti anni mi ha messo a fare il predicatore a 360 gradi e tra le cose, insomma, su cui a quanto pare mi ha messo di più proprio la formazione delle coscienze morali, delle catechesi, i dieci comandamenti, i vizi, le virtù, perché oggi non c'è più questa cosa in giro. Non c'è la consapevolezza oggettiva del bene e del male. Oggi ci sono idee soggettive del bene e del male, il famoso relativismo di cui tutti quanti ricorderemo quanto ha parlato e quanto ha combattuto la buon'anima di Papa Benedetto XVI. Fonte veramente di tutti quanti i mali, il neosofismo, no? Protagoriano e gorgiano, imperversa. I fotogrammi della nostra vita vissuta sono buoni se li viviamo secondo il volere di Dio, anche se tante volte sono per noi dolorosi e umilianti. Sono mali, invece, se non seguiamo in essi la sua volontà, pur trovando una qualche momentanea soddisfazione o piacere, degli uni e degli altri, cosa rimarrà per sempre? La risposta è: tutto quello che è del mondo, prima lettera di Giovanni 2, 16, 17, citata, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma è roba del mondo, e il mondo passa con le sue concupiscenze, ma chi fa la volontà di Dio, vedete, rimane per sempre. È ovvio la risposta. Resterà tutto ciò che è buono, tutto quello che è voluto da Dio, tutto ciò che è presente nell'atto creante di Dio. Invece tutto ciò che è cattivo, che non è voluto da Dio, scomparirà, così come sarà annientata la morte, l'ultimo nemico, perché il male non è qualcosa, ma è privazione di un bene, è qualcosa di puramente negativo. Ecco perché, facciamo sempre il ripasso, Tenera Amata spiega che tutto il tempo in cui abbiamo compiuto degli atti, tutti quanti gli spazi-tempi in cui abbiamo compiuto degli atti non stando in grazia di Dio sono persi, così come evidentemente tutti quanti gli atti peccaminosi, quelli certo che passano, meno male che passano. I momenti di dolore e i momenti di peccato, paragrafo successivo. Chi muore nel Signore, cioè chi supera la prova della vita secondo la volontà di Dio, avrà a disposizione tutti i momenti tristi o dolorosi della sua vita, fin nei minimi particolari. Per mettere felicità dovrebbe sofferenza, gloria dovrebbe umiliazione, ricchezza invece di miseria, godimenti spirituali, psichici e corporali, laddove ebbe altrettanti corrispondenti dolori. Nei cinque sensi, eh? Capite? Pit stop. Pensiamo a chi ha sofferto tanto, le malattie nel corpo, vedete che le malattie, le infermità, le disgrazie, le disabilità, oppure i travagli delle penitenze volontarie, tutte le volte che uno si è morto di fame perché stava a fare un digiuno, d'accordo? O si è privato di qualcosa, o ha inflitto delle sofferenze volontarie ai propri sensi, o ha accettato quelle che gli mandasse la vita. E queste cose, quando saranno vissute, quando saranno rivissute, tu vivrai il contrario di quello che tu hai vissuto. Tanti sono stati dolori e tanti saranno i diletti. Hai accettato che ti umiliassero?
hai perdonato chi ti faceva del male, rivivrai quella cosa non come umiliazione, ma come gloria. Hai accettato con amore la miseria, ti troverai ricchezza. Hai fatto tante elemosine, ti verranno 100 miliardi tanto in beni e godimenti. Amici cari, funziona così. Se noi non dilatiamo l'ambito del nostro povero cervelletto ristretto e non pensiamo in termini di vita eterna, è chiaro che la nostra vita è completamente diversa, ma San Paolo lo scrive nelle sue lettere, no? Se noi abbiamo fede in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli altri uomini, lo scrive lui. Siamo dei deficienti, siamo dei cretini. Perché se non c'è tutto questo, scrive lo stesso San Paolo, mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Mangiamo e beviamo, questa è proprio una sintesi di chi dice godiamoci questa vita terrena perché se non c'è nient'altro, cioè se questo ciò, cosa fanno gli animali programmati? Si godono la vita terrena perché c'hanno solo questa. Non c'hanno altro. Quindi avrà a sua disposizione per animarli in modo cosciente col suo spirito glorificato tutti i momenti della sua vita e quei corpi suoi che vorrà. E tutte le volte che vorrà. Gli esseri creati, altre persone, animali, piante, cose inanimate, che fanno parte di ogni sequenza e di ogni fotogramma della sua vita, attendono con impazienza di essere rivisitati in quei momenti. Cioè, mia madre e mio padre sono morti da un pezzo, ma io speriamo che me la cavo. Io rivivrò i momenti della vita terrena con mio padre e con mia madre, non soltanto li rivedrò in cielo. Mia madre è morta, io avevo 38 anni, 36, 37, 38. No, mia madre è morta e ce n'avevo 39. Mio padre è morto e ce n'avevo 37. Ci sono comunque, certo, non stavo sempre con loro, ma ci sono tanti momenti della nostra vita, no? Oh, per ricevere dall'uomo glorificato nuovi gradi di gloria e di felicità. E per dargli quella gloria, felicità e ricchezza che Dio ha messo in ogni creatura, sarà una cosa reciproca, che ce la daremo gli uni con gli altri. Perché Dio direttamente costituisce la gloria essenziale dei beati comprensori. Poi, comprensori, dovremmo essere familiarizzati adesso, comprensori sono quelli che non sono più viatori, ma comprensori è un termine che ha un'etimologia latina, quindi sono quelli che comprendono, tra virgolette, quindi che prendono con, quindi che si godono la gloria del cielo. Ecco. Perché Dio costituisce direttamente la gloria essenziale delle beate comprensioni, ma anche indirettamente, per mezzo di tutti gli altri esseri della creazione, ci vuole aggiungere una gloria e felicità secondaria occidentale. Tutti quanti gli animali che abbiamo posseduto in vita, li ritroveremo tutti, ce l'ha detto Tenera Amata, perché loro hanno la loro, tra virgolette, vita eterna, non nel senso che esiste il paradiso degli animali, nel senso che loro vanno in paradiso, no, loro hanno la loro eternità creata negli spazi-tempi di vita terrena che hanno vissuto e che noi rivivremo con loro, non soltanto rivivremo con loro. Sapete, no? Potremmo dar loro dei godimenti molto più grandi di quelli che viviamo adesso. Cioè, e attenzione, capiremo il loro linguaggio. Capiremo quello che ci stavano dicendo quando ci guardavano con quello sguardo languido. Loro non possono parlare. E noi non possiamo capirli adesso. Ma dopo sì. Nelle stesse scene vissute e fissate per sempre, la sola cosa che scomparirà, l'ho già detto prima, ma sarà tutto ciò che è male, cioè il male morale e il peccato, e tutto ciò che è disordine
e conseguenza fisica o morale del peccato. In cielo del peccato e delle sue conseguenze non resterà niente, nemmeno il ricordo. Attenzione però, che solo il peccato perdonato scomparirà per sempre. Il peccato perdonato scompare per sempre. Ecco perché è così importante confessarli bene i peccati. Perché per i dannati il peccato non scompare manco per niente. E il ricordo per loro resterà per sempre, mentre in paradiso, capiamo la differenza, in paradiso non resta neanche il ricordo, né del peccato né delle sue conseguenze, neanche il ricordo. Ma nell'inferno se lo ricorderanno per tutta l'eternità, disperandosi. Cioè, il confronto speculare, ecco perché quest'anno forse c'è stata un po' una sorta di ispirazione di farmi fare in contemporanea con queste catechesi, anche quelle sui novissimi, no? Perché i novissimi è un argomento delicato, perché tu fai la catechesi sul paradiso e uno va al settimo cielo, poi vai a fare la catechesi sull'inferno e ti viene la depressione, per forza, perché c'è proprio un contrasto speculare, perché il sommo bene e il sommo male. E attenzione, guardate che l'esito ultimo della vita umana è questo, è o è sommo bene o è sommo male. Le altre dimensioni sono transitorie. È transitoria la vita terrena, è transitorio il purgatorio e è transitorio pure il limbo. Chi rimane per sempre è il paradiso e l'inferno. Ora, paragrafo successivo. Il purgatorio. A proposito, l'abbiamo nominato. Pertanto, dove si trova il purgatorio? È, appunto, nell'ambito dell'eternità creata, nella perenne conservazione di tutti gli atti e di tutti i momenti vissuti. È lì dove l'uomo può trovare esattamente quel se stesso di quel dato momento in cui fece quella determinata cosa in contrasto con la volontà di Dio e dove gli viene concesso di poter riparare, mettendo una specifica conversione, di rivivere quel preciso spazio-tempo con una volontà che con dolore rinneghi il male fatto e con amore aderisca alla volontà divina. Abbiamo offeso qualcuno? State tranquillo, Purgatorio, ti ritroverai in quella situazione e tu a quello gli devi chiedere scusa. Ecco perché è meglio chiedergliela adesso, scusa. Così ci risparmiamo di farlo dopo, quando sarà più doloroso e non meritorio. Ecco perché è così importante riparare anche qui il male fatto, no? Perché se lo ripari qui, non dovrai ripararlo in purgatorio. Fare penitenza dei peccati commessi, se la fai qui, non dovrai farla in purgatorio. Per me sarebbe una felicità immensa se le persone che ascoltano queste cose gli si apra un pochino la testa e veramente cambino vita e siano un pochino intelligenti, no? Non avere paura anche di fare delle grandi scelte significative a tutti i livelli. Sono cose che ti rimangono per sempre, sono cose che il Signore ti ricompenserà profumatamente. Ne vale la pena, figlioli miei cari, quindi, ma ne vale parecchio la pena, tanto. Questa conversione, postuma purificazione del purgatorio, suppone necessariamente il tempo. Del resto Gesù insegna nel Vangelo che il purgatorio finirà dal momento che le anime che si trovano finiranno la loro purificazione, quando avranno pagato fino all'ultimo spicciolo, quel passo del Vangelo di Matteo, dove dice: guarda, mettiti d'accordo col tuo avversario fino a quando sei in tempo, perché non ti consegna la guardia e questa ti getti in prigione, non ne uscirai fino a quando non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Fin dai tempi patristici c'è l'interpretazione mistica di questo brano. Non è semplicemente che quando tu c'è un alterco o una questione anche legale, meglio che la risolvi amichevolmente, bonariamente. A livello giuridico si dice fai una transazione.
anziché andare in aula a scannarti con le vicende giudiziarie. Non è solo questo. E il problema è che c'è un aguzzino, una guardia, che rappresenta simbolicamente ciò che ci tocca in purgatorio. E da lì non si esce fino a quando non si paga fino all'ultimo spicciolo, perché la divina giustizia è rigorosa, figlioli miei cari, come diceva il buon padre Pio. Rigorosa. E che ci posso fare se il padrone guarda pure il pero nell'uovo? E col giudizio finale si stabilirà in modo definitivo e pubblico la comunione di amore di vita con Dio oppure il rifiuto definitivo di Dio. Paradiso resteranno soltanto il cielo e l'inferno dei secoli. Poi sto anticipando quello che dice Don Pablo, ma non ho letto prima, cioè l'ho letto questo evidentemente, non è che vada al buio, quest'opera, ma non l'ho riletta prima della catechesi, quindi questa è una cosa del tutto casuale, quindi, se, perché se no altrimenti sembra che sto facendo delle ripetizioni, ma è una cosa del tutto casuale. Il purgatorio è una conversione dolorosa, indipendente dal grado di conoscenza di Dio e della verità che si è avuto, ma essenzialmente in rapporto con gli atteggiamenti e gli atti della volontà. In altre parole, l'anima entra nel suo proprio purgatorio non per la dottrina che abbia professato, se l'ha professato in sincerità e in buona fede, ma per i rifiuti che volontariamente ha fatto della volontà del Signore, conosciuta nella coscienza. Già che in questo sta mai il peccato, vedete la coscienza. Non bisogna mai andare contro la propria coscienza. Mai. Stamattina c'è stato durante una diretta un altro momento un po' infuocato, sempre con le solite questioni delle comunioni. Ma quello mi ha detto, ma quell'altro mi ha fatto. Tu devi seguire la tua coscienza. E se la tua coscienza ti dice no, è no. E guai a te se non la segui, perché ti farai il purgatorio per non averla seguita. Poi va a dire al nostro Signore, ma io ho cercato l'oracolo X, quello mi ha detto che non c'era nessun problema. E chi è l'oracolo X? Che ti diceva la coscienza di non farlo? Perché sei andato a cercarti chi ti tacitasse la coscienza in maniera impropria? Chi te l'ha ordinato? Chi te l'ha detto di farlo? La tua volontà umana te l'ha detto di farlo. Ma il fondamento del peccato è proprio, sai qual è il fondamento del peccato? È che la volontà umana fa il contrario di quello che gli dice Dio, o in maniera positiva attraverso la sua legge, oppure in maniera profonda attraverso la coscienza, dove gli parla. Punto, punto. Non è tanto difficile. Se no, quando parliamo di volontà umana, anche per chi conosce la divina volontà, stiamo sempre a fare prosa. Discorsi campati in aria, è una cosa molto concreta. Questa conversione o purgatorio, riprendo la lettura, avviene nella misura che l'anima vede chiaro ciò che avrebbe dovuto essere la sua vita e come avrebbe dovuto essere fedele nella sua coscienza e due alla volontà di Dio. Nella misura che comprende la verità di se stessa, dei suoi criteri, dei suoi valori, dei suoi voleri, di tutte le cose in rapporto ad essa di Dio, tutte cose che avvengono in giudizio particolare. Rimando alla catechesi sui Novissimi, questa lucidità mentale con cui in un attimo si ripercorre tutto il nostro vissuto, no? Vede chiaro nella misura che riceve luce di Dio e riceve luce nella misura in cui la sua volontà si volge verso Dio, diventa buona volontà, si distacca dai suoi attacchi e da se stessi. Se non l'ha fatto nel tempo della sua vita mortale, dove si merita, dovrà farlo dopo la morte, dove più non si merita. Solo alla luce della verità va comprendendo in che cosa non ha corrisposto all'amore del suo creatore, in cosa lo ha defraudato colpevolmente, in cosa lo ha disonorato, in cosa ha guastato le varie scene che il Signore gli aveva preparato, dove ha lasciato vuoti di amore nella sua vita. I guasti. Noi sappiamo che nella mente di Dio la nostra vita è stata tutta quanta pensata. Il fatto che sia pensata non tocca minimamente la nostra libertà, minimamente, perché il fatto che sia stata pensata non significa che c'è un destino, non significa che io sicuramente farò quello che è stato pensato, anzi, cioè la nostra libertà è sempre piena.
E come ho già detto altre volte, appunto, in questo momento vedremo quanto quello che abbiamo fatto corrisponde a quello che Dio aveva pensato. Pensiamoci bene prima di fare un po' di stupidaggini, figlioli miei cari, perché dopo si soffrirà tantissimo. E pensiamo bene che quello che possiamo fare adesso, oggi, non potremo farlo domani. E quello che possiamo fare nella vita terrena non potremo farlo dopo che la vita terrena è finita. Perché di vita terrena ce n'è una, di prova ce n'è una. Di occasione per crescere in grazia e in gloria e acquisire meriti ce n'è una. Non ce ne sono altre. Questo amore ardente di Dio attira irresistibilmente la creatura che si sente bruciare e consumare dal desiderio di Dio, ma non può ancora avvicinarlo. È in realtà del purgatorio. Perché non è capace, si sente dissimile da lui, divisa da lui per il comportamento. È il grande dolore del purgatorio, frutto dell'amore e del desiderio di Dio, nonché dell'amore di Dio che la lavora e purifica per rendersela degna. Nella misura in cui va conoscendo, così va amando e si va trasformando, fino a raggiungere il grado al quale Dio la predestinò nel crearla. Essendo il purgatorio una situazione transitoria temporanea, di preparazione al cielo, ci sono tante diverse situazioni e gradi. C'è chi è ancora spiritualmente privo di luce e di conoscenza, c'è chi si trova in fase di purificazione transitoria, distaccandosi con dolore da tutto ciò in cui ha cercato se stesso e non Dio. C'è anche chi ormai è libero dal male, ma anche chi ancora non ha il bene che avrebbe dovuto avere, cioè non è nella sofferenza, ma è ancora nell'attesa della sua felicità, o chi ancora non ce l'ha completa. È un altro modo un pochino più elegante per descrivere i vari strati, diciamo così, del purgatorio, dal purgatorio profondo al prato fiorito, rimando sempre alle catechesi sui novissimi per chi volesse approfondire, no? Il ciclo è terminato, quindi il pacchetto è pronto e disponibile nelle mie varie piattaforme. Insomma, c'è chi ha il recipiente di se stesso ancora pieno di roba strana a Dio, cose sporche, viglio, di nessun valore. C'è chi si è già svuotato di tutto ciò, ma il recipiente è ancora più o meno sporco. C'è chi ce l'ha già pulito, purificato, ma ancora vuoto di Dio. Ecco, belle queste immagini, in attesa di riempirsi. Ed è quello che qualcuno ha chiamato l'anticamera del paradiso, ecco, o prato fiorito, dove godono la compagnia degli angeli, dei beati comprensori della Patria Celeste e perfino della Madonna, ma non vedono ancora nostro Signore. E c'è chi è già in grado di vedere la sua adorabile umanità, ma attende il momento, quando sarà pronto, di essere messo a contemplare e a godere la divinità. E questo è già propriamente il cielo. La conferma definitiva. Vedete come Don Pablo, ripercorrendo la vicenda di Tenera Amata, la rilegge anche alla luce del patrimonio dottrinale della Chiesa, particolarmente essendo evidentemente Tenera Amata un'anima beata, rilegge particolarmente appunto il tutto in chiave escatologica, nella prospettiva della vita del mondo che verranno, della vita che ci attende, che peraltro è il sottotitolo di questo ciclo di catechesi, no? Ciò che ci attende è una vita beata, che è il clou, la parte più importante. Ultimo paragrafo di questo testo, quindi non so se riusciamo a terminarlo, magari ci proviamo, così poi se riusciamo a terminarlo, ragazzi, dovremmo dare poi i saluti a questo ciclo di catechesi. Allora, nella casa di mio padre, ha detto Gesù, ci sono molte dimore, tante in realtà quante sono le creature, non è un solo cielo, ma innumerevoli cieli, perché ogni beato comprensore, anche questo dovrebbe essere chiaro, è un cielo tutto speciale e se lo porta con sé dovunque va. Un cielo del quale fanno parte molti altri cieli, tante altre persone glorificate, spiriti puri, angeli e uomini, ma non è tutto. Ogni glorificato nel suo proprio cielo, molti cieli, ognuno con la sua particolare conoscenza, gloria, dominio, ricchezza e felicità. Questi sono i diversi cieli delle virtù avute e liberamente praticate nella vita di prova sulla terra, i momenti di fedeltà alla legge dell'Altissimo, i momenti specifici di aver vissuto in conformità con la volontà di Dio.
sono cieli che l'uomo viatore deve prepararsi sulla terra con l'aiuto, cioè la grazia del Signore. La vita sulla terra è per seminare e coltivare precisamente tutto quello che raccoglieremo come frutto nel cielo. Ogni giorno e ogni momento della nostra vita ha come scopo, come ragione di essere, preparare il nostro cielo. Ma amici, viviamo così. La nostra giornata è così, dall'inizio alla fine. Ogni giorno, un momento della nostra vita ha come scopo, come ragione di essere, preparare il nostro cielo, essere vissuto da noi in modo da potersi trapiantare al cielo. Ad ogni istante Dio ci offre una grazia sua, un aiuto perché sia un pegno della gloria futura. Perciò preghiamo, Padre nostro che sei nei cieli, eccetera. Il cielo dunque non è un qualche speciale recinto, per quanto immenso sia, come potrebbe essere un grande stadio o una cattedrale. Qui Don Pablo cita testualmente, no? Le spiegazioni che al riguardo diede tenera madre. Quando dice, il mio paradiso in questo momento è qui nello stare vicino a te. Dice, che significa? Perché la beatitudine se la porta dietro dovunque sta. Cioè, capito? Cioè, Dio non conosce i confini dello spazio e del tempo. Noi abbiamo delle idee tutte ante bislacche, condizionate dal nostro status terreno, no? Il cielo come luogo è l'intero meraviglioso universo. Avete visto quando dice ce ne andiamo in giro per le galassie a fare i balli dentro i vulcani, dentro i posti più strani, viaggiamo a velocità ipersoniche, oltre che la velocità della luce. Tanta roba, eh? È l'intero meraviglioso universo strutturato da Dio nell'immensità delle sue cinque dimensioni. Se ci stanno altre forme di vita nelle galassie, personalmente io sono compadre Pio, non ne ho nessunissimo dubbio. Non ne ho nessunissimo dubbio. Attenzione, questo non vuol dire che esistono i marziani, o gli UFO, quelle sono robe dei diavoli, ma capite? Cioè, se per uscire dalla nostra galassia ci vorrebbero migliaia di anni, migliaia, decine di migliaia di anni, se ci fosse un'astronave che viaggiasse alla velocità della luce. Capite? E non si sa quante galassie ci stanno in tutto l'universo, ma non è possibile che in tutto l'universo l'unica forma di vita e intelligenza sono 7 miliardi di esseri umani che stanno sul pianeta Terra, che manco si vede in tutto l'universo. Cioè, non è, cioè, se è più o meno poco più che un atomo in tutto l'universo. Non è verosimile una cosa di questo genere, no? Non mi ricordo se era Padre Pio o chi, no, o Mon Maria Valtorta, che purtroppo era nella tenda d'argilla. Sapete che cosa ha detto qualcuno a proposito di questo tema? Lo racconto come. E io lo ritengo molto verosimile. Dice, ma il Verbo si è fatto carne, è morto per noi. Bravo. Dice, infatti si è fatto carne ed è morto per noi. Perché? Perché soltanto gli esseri umani, tra le forme possibili, tra le forme create nell'universo, sono stati così cretini da essersi messi in condizione che se, non, che se il verbo non soffriva per noi, saremmo andati tutti quanti all'inferno. Gli altri no. Se questo fosse vero, chiaramente eccettuata la nostra regina, che è a riscatto della razza umana, noi saremmo la vergogna dell'universo. State un po'. Gli unici ad aver combinato i guai che abbiamo combinato. Complimenti. Vabbè, adesso parliamo di cose un po' più allegre, che è meglio. Il cielo sta dovunque sta Dio come vita e ricompensa dei suoi figli fedeli. In altre parole, dovunque sta l'uomo redento e glorificato. L'uomo soprannaturalmente vive in grazia. Già in vita mortale porta in sé in germe o in gestazione il cielo. La frequentazione dei santi, anche se noi non sappiamo quali siano realmente, ma persone insomma che sono candidate, cioè, e sono persone celesti, cioè il cielo è un posto dove stiamo bene. Quindi quando una persona è santa,
a stargli vicino sei contento, perché certo non è ancora glorificata, non c'è ancora la pienezza della beatitudine, però già è cielo, perché la grazia è l'anticipo della gloria. E lo stesso vale per il purgatorio e l'inferno, eh? I grandi peccatori non è mica gradevole starci vicino, eh? E anche le anime molto imperfette, che sono piene di difetti mortificati, sono una bella croce, eh? Quindi ti metterà a contatto col purgatorio, ok? Quindi il cielo non è tanto un luogo quanto una situazione, una condizione di vita, la vita dell'uomo vissuta nell'arco di tutta la sua esistenza. Io certamente non è da escludere, a mio modestissimo avviso, che esista appunto il famoso settimo cielo, o il, come dire, quello che i classici chiamavano l'iperuranio, quindi tra virgolette un luogo dove, come dire, come dove Dio si manifesta in una maniera un po' particolare, ma sono cose anche difficili da immaginare per gli esseri umani. Io non me la mica tanto immagino com'è la Santissima Trinità, detto fra me e voi. L'umanità di Gesù e della Madonna, uno si sforza un po', anche se siamo sempre molto al di qua, ma la Santissima Trinità è tanta roba, insomma, no? Quindi è un po' difficile immaginarsela. Ecco, molto difficile. Se ogni atto della sua vita di esistenza terrena deve trapiantarsi al cielo e trasformarsi, allora ogni atto e ogni momento della vita vissuta potrà essere di nuovo vissuto in modo glorioso e celeste. La Bibbia non parla in modo diretto di queste cose perché non sono certo necessarie per la nostra salvezza, e perché l'uomo al quale essa si rivolge vive legato al presente e nell'impossibilità di vedere dall'alto, da una prospettiva sovratemporale. Perciò, alla domanda di San Paolo, ma qualcuno dirà come risuscitano i morti, con quale corpo ritornano alla vita, qui poi spiega le quattro doti dei corpi beati, no? Ecco. Quindi, rimando alla catechesi sui novissimi. Dice, è necessario che questo corpo corruttibile si rivesta di immortalità e questo corpo mortale si rivesta di immortalità. Questa risurrezione riguarda evidentemente ciò che è morto, cioè il cadavere, il corpo dell'ultimo istante, che è quello che manca. Nel brano citato, San Paolo dice esplicitamente: a ciascun seme il proprio corpo, non uno diverso, ma diverso nella condizione. Il corpo riavuto nella risurrezione sarà glorioso e incorruttibile, e glorioso e incorruttibile, e glorioso, incorruttibile e mortali devono diventare tutti gli atti della nostra vita mortale, devono essere trasformati. Il corpo che avremo in cielo eternamente non sarà quello che avremmo avuto nel momento della morte, sebbene sia risorto e glorioso, o meglio sarà anche quello, ma non ci mancherà quell'altro della nostra infanzia o della nostra età giovanile o adulta. Noi non saremo un eterno ritratto di noi stessi, ma saremo noi stessi, e in più ci avremo anche quindi risuscitato e quindi posseduto eternamente, anche in avanti, diciamo così, il cadavere. Da questo modo di intendere la vita dei beati, evidentemente, ne deriva un'idea riduttiva e molto inesatta del cielo, raffigurandolo, per esempio, popolato da persone per lo più anziane, i santi, con atteggiamento grave, tra le nuvole, per carità, adesso non è che uno vuole, un po' come nella iconografia classica, no? Nelle rappresentazioni pittoriche anche del cielo, no? E con le trasognata nei loro mantelli, tuniche, ecco, tante barbe bianche, no? È l'idea che riflette e suggerisce la pittura classica. E noi purtroppo siamo condizionati da quello, perché vediamo tante quelle cose e quindi ci immaginiamo il paradiso così. Per carità, senza nulla togliere il valore artistico e anche devozionale, perché chi ha
fatto quelle cose, le ha fatte perché quella era la rappresentazione che poteva avere in un certo momento storico del paradiso. Quindi, però, capite il senso anche di una rivelazione privata, no? Non è che questa rivelazione privata dice che esiste il paradiso e che tu non lo sapevi, lo sai già. O che il male, se non lo confessi, non viene distrutto, lo sappiamo già. Lo sappiamo già. Però, che idea ci abbiamo del paradiso? Questo non è essenziale. Tanto l'importante è arrivarci in paradiso. La cosa che è essenziale, e che la rivelazione ce lo spiega molto bene, è che in paradiso ci devi arrivare. Che tu ce n'abbia un'idea un po' migliore qui rispetto a dopo non è essenziale. Quindi chi non ci crede a tenere amata, chiuda il libro e vada avanti lo stesso. Tanto l'importante è che crede ai nuovissimi e che si ricorda che in paradiso ci vanno tutti quanti. Bisogna vivere in grazia e compiere le opere sante per meritarselo. Questo è quello che insegna la Chiesa. Poi tanto, quando andrai in paradiso, queste cose che te ne amata ha detto, le vedrai tu personalmente, ci dovrai credere per forza. Ammesso che stiano così. Io non avrei fatto subito questo ciclo di catechesi se personalmente non ci credessi che stanno così e che questo è profondamente vero. Quindi la patria celeste è una sola, ma in essa ci sono tante dimore, tanti cieli. Un cielo estatico, un cielo uniforme, un cielo simile all'udienza di un re. Nel salone del trono, no? Un cielo con portone e catenaccio e San Pietro portinaio, un cielo disincarnato fuori della creazione, dello spazio e del tempo, è senz'altro molto lontano dalla realtà. Come quelli, certi commenti a certe catechesi precedenti, no, ma tu hai detto che ci stanno gli animali, no, gli animali non ci stanno in paradiso, gli animali muoiono, ma non hai capito niente, non è che gli animali vengono in paradiso e hanno la visione beatifica. No, ma voi immaginate, cioè, ma la creazione, ma ti pare che la creazione scompare nel nulla? Ma non è possibile, no? Tutta quanta la varietà di creature meravigliose che il Signore ha creato e che adesso ma nemmeno le conosciamo, no? Che cosa conosciamo di tutte quante le creature? Ma ogni creatura è un ti amo di Dio, questo lo sappiamo anche dagli scritti della... E che noi, tra l'altro, adesso qui non lo sappiamo riconoscere bene. Adamo stava messo meglio di noi. Mano a mano che si entra nella divina volontà, almeno si apprezzano, almeno uno ci prova a riconoscere la bellezza dei vari ti amo. In paradiso sono tutti quanti immediatamente evidenti. Se te ne amata dice che avremo l'unione compenetrativa col serpente a sonagli e con lo scorpione. Lo dice lei, sta scritto nel testo, capito? È tanto vero che Riccardo zompa dalla sedia, anche se non... ma che schifo! È normale che noi qui adesso diciamo che è schifo, ma perché non siamo capaci di cogliere la bellezza creata che pure queste creature hanno. Perché se sono creature, ce l'hanno. Poi che adesso qui in questa vita siano a noi nocive, quindi se ti avvicini al serpente scappa, adesso un'altra avvicina al serpente a sonagli, ne ha uno scorpione. Ma è in questa condizione, non nell'altra. L'immensa felicità e l'amore di possedere per sempre l'unico e sommo bene, Dio, non ha nulla a che fare con questa concezione. Non solo avremo a disposizione il breve tempo della nostra vita, ma tutta la creazione, ancora una volta qui ripeto quello che ho appena detto, e tutta l'intera storia del mondo e dell'umanità. Tutti gli eventi dei quali allora apprezzeremo e visiteremo, non tanto quelli che adesso più interessano gli uomini, ma quelli che interessano Dio, gli atti di virtù, di amore, di eroismo, i più umili e nascosti che sono i più belli, li vedremo tutti e li godremo tutti. Assisteremo in diretta, viaggiando a nostro piacimento nel tempo e nella frequenza temporale che vorremo, ai diversi atti della creazione del mondo, alla creazione del primo uomo, al triste momento del peccato originale, ai momenti più belli della vita dei giusti sulla terra, agli interventi straordinari di Dio nella storia, all'incarnazione del Figlio di Dio, a tutti gli istanti della sua vita terrena e della nostra redenzione.
per i devoti della Madonna, da quando è stata concepita fino al giorno dell'Assunzione, secondo per secondo, io non vedo l'ora di andare a osservare ogni minimo movimento, perché la Madonna bastava che muovesse una mano e già quello ti manda in estasi, solo che muove le dita di una mano, già quello serve andare in estasi. Figuriamoci, sta 72 anni di vita terrena e tanta roba, sono tanti secondi, ecco, tutto. D'altronde abbiamo l'eternità, quindi cioè, se ne stanno delle cose da fare, tante. Tutto ciò che resta realizzato per sempre, man mano che l'umanità viaggia lungo il tempo, panicando il decisivo presente. Avremo a disposizione per conoscerlo e goderlo tutto l'universo con le innumerevoli meraviglie che Dio vi ha messo per noi. Immaginate andare a conoscere, allora sì, le altre forme di vita? Ammesso che esistono, non è detto che esistano. Io personalmente, questo è il mio patto, sia con i parrocchiani che con i follower, quando sto dicendo una cosa personale, è stata una cosa mia personale. Potrei tranquillamente sbagliarmi, non è un e quindi. Comunque, se non ci stanno le altre forme di vita, già documentari dei galassi ci stanno e ci stanno certi spettacoli unici, no? Per quel poco che qualche come si chiamano i telescopi astronomici che vanno abbastanza lontanuccio, insomma, no? A sondare, possiamo adesso conoscere e vedere, ma quasi niente. Ogni beato scoprirà dalla sua condizione celeste, ecco qua, innumerevoli amori, vincoli di amicizia, legami gloriosissimi con tanti altri esseri creati da Dio, uomini, angeli, spirituali e materiali. Dove, quando, in tutti gli spazi-tempi della sua vita terrena vissuta e fissata nell'esistenza per sempre. Ci siamo detti tante volte, noi qui adesso stiamo inibiti. Quindi le persone che amiamo, a meno che, ripeto, non ci siano legami intimi di parentela, marito, moglie, figli, cose di questo genere, voi pensate, un povero prete non ce l'ha, io sono rimasti i miei fratelli, mia sorella, non so. Quindi stai sempre inibito, non puoi manifestarlo quasi in nessun modo, se non attraverso modalità molto, molto, come dire, molto, molto sobrie. Molto, molto pulite, diciamo così, non so come esprimere, molto caste, non lo so, molto, molto, molto moderate. Perché qui stiamo purtroppo in stato interdizionis. Ma dopo no, dopo no. Dopo l'amore e gli amori stabiliti, cioè, ce l'ha detto, innumerevoli amori stabiliti da Dio e magari con persone, ricordiamo sempre che tenera amata. 5 minuti la vista, Riccardo. 10. Il tempo ti passa quella cantatina e poi è finito. Tant'è vero che quando gli è apparso, lui manco si ricordava. Ha fatto fatica a focalizzare, no? Ce l'ha portato piano piano. Quindi noi non ci abbiamo idea. Magari noi pensiamo, ah vabbè, le persone che amo, tra quelle che ho conosciuto sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, che ne so, 20, 30, 40, 50. Dice, vabbè, aspettiamo che rivivremo nell'eternità creata tutti quanti i momenti belli vissuti con questi. Sì, per carità. Quelli che già conosci sicuramente ci stanno, ma ce ne saranno molti che non conosci. Perché ti sono passati, ti sono lambiti per un attimo. E sono andati. Ecco perché nella Bibbia si legge quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo. Questo ha preparato Dio per coloro che le amano, per coloro che lo amano. Ed ecco perché è proprio follia allo stato puro, follia allo stato puro, condurre una vita
scellerata, disgraziata, lontana da Dio e dalla sua legge. Perdere robe di questo genere è veramente follia, no? Quindi, legami gloriosissimi con tanti altri esseri creati da Dio, uomini, angeli, dove, quando, in tutti gli spazi-tempi della vita terrena vissuta e fissata nell'esistenza per sempre, ma anche negli spazi-tempi di tutti gli altri esseri glorificati dell'intero universo e nei secoli dei secoli, il tempo della gloria al di là del tempo della prova. Lo stesso che attorno al Sole girano i pianeti e innumerevoli altri astri minori, non parliamo adesso della Terra, che discorso a parte, chi più vicino e chi più lontano, e ognuno riceve luce, calore e fecondità a seconda della sua grandezza e distanza, così sincero rispetto a Dio. Non tutti hanno la stessa capacità di possedere Dio, la sua potenza, sapienza e amore e la partecipazione delle sue infinite perfezioni e qualità, ma ognuno in cielo ha la propria capacità colma. Non ci sono invidie o discriminazione. Sto vedendo che manca ancora un pochino. Allora, facciamo così, perché altrimenti dobbiamo fare una corsa che non è proprio il caso, o dobbiamo sforare con i tempi massimi concessi a una catechesi che non è il caso manco questo. Quindi facciamo così, come dice la buona Luisa Piccarreta, mettiamo punto e così possiamo già annunziare che la prossima settimana sarà l'ultima puntata di Tenera Amata, perché io finisco la lettura e il commento e magari faremo una puntata un po' più breve e un ultimo, ulteriore, ecco, come ci ispira il Signore, overture come in tutte le catechesi conclusive, ringraziando anche il Signore, magari poi facciamo un bel Magnificat, perché qui c'è veramente tanto di cui ringraziare, no? Tra l'altro, venerdì prossimo, 26 maggio, è la festa di San Filippo Neri, credo. Eh sì, che è il santo della gioia, uno dei santi della gioia, quindi concludiamo alla grande nella festa del santo della gioia. Quindi mettiamo punto e ci aggiorniamo la settimana prossima per sperare di chiudere alla grande, insomma, questo ciclo di catechesi che potrebbe anche non essere piaciuto, potrebbe anche non essere creduto, ma sicuramente mette di buon umore, ecco. Fa fare una, come dire, una, ci dà una buona botta di vita, come si dice, dalle nostre parti, e credo che ci faccia venire un pochino di voglia di vivere bene questa vita terrena, di santificarci adeguatamente, perché altrimenti poi poco sarà quello che raccoglieremo nella vita del mondo che verrà. Au revoir, alla prossima settimana per l'ultimo step di questo nostro avvincente viaggio. Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre tutti vi protegga.